Buongiorno ragazzi, benvenuti Benvenuti a a Radio Radioistologica, Istologica, trasmessa trasmessa direttamente direttamente dal dal divano divano di di casa casa mia mia in in tutto tutto il il mondo mondo grazie grazie alla alla potente potente potenza potenza di di YouTube. YouTube. Allora, Allora, le le lezioni lezioni che che faremo, faremo, almeno almeno insomma, insomma, 3-4 3-4 lezioni lezioni che che farò farò in in questa questa forma, forma, forse forse un un po' po' di di più più di di 4. 4. Adesso Adesso vediamo, vediamo, magari magari le le spezzetto spezzetto un un po'. po'. Comunque, Comunque, le le lezioni lezioni che che farò farò in in questa questa forma forma saranno saranno chiaramente chiaramente molto molto più più veloci. veloci. Non Non credo credo di di aver aver bisogno bisogno di di andare andare piano piano ad ad aspettare aspettare che che tutti tutti quelli quelli che che vogliono vogliono scriversi scriversi gli gli appunti appunti se se li li scrivano. scrivano. Ognuno Ognuno faccia faccia andare andare il il video video alla alla velocità velocità che che gli gli piace. piace. Se Se sentite sentite di di aver aver bisogno bisogno di di più più tempo tempo per per riscrivere riscrivere o o avete avete bisogno bisogno di di risentire, risentire, potete potete farlo. farlo. Quindi Quindi cerchiamo cerchiamo di di andare andare più più in in fretta. fretta. Allora, Allora, eravamo eravamo arrivati arrivati a a vedere vedere come è come è fatto fatto il il muscolo. muscolo. Quindi Quindi l'architettura l'architettura diciamo, degli degli involucri involucri di di connettivo, connettivo, l'organizzazione l'organizzazione delle delle fibre fibre e e di di questi questi fasci fasci di di fibre. fibre. Adesso Adesso dobbiamo dobbiamo capire capire che che cosa cosa c'è c'è dentro dentro queste queste fibre, fibre, qual qual è è il il segreto segreto della della contrazione contrazione muscolare. muscolare. Abbiamo Abbiamo già già accennato, accennato, ma ma non non ve ve lo lo dico dico ancora, ancora, qual qual è è la la componente componente molecolare, molecolare, ma ma prima prima di di arrivare arrivare alle alle molecole molecole dobbiamo dobbiamo ancora ancora zoomare zoomare un un pochino pochino e e addentrarci addentrarci dentro dentro alla alla nostra nostra fibra fibra muscolare. muscolare. Perché Perché abbiamo abbiamo detto detto in in questa questa fibra fibra muscolare muscolare ci ci vediamo vediamo questa questa caratteristica caratteristica striatura. striatura. Quindi Quindi queste queste le le abbiamo abbiamo viste viste sono sono le le fibre, fibre, questi questi sono sono i i nuclei. nuclei. All'interno All'interno abbiamo abbiamo queste queste striature striature che che sono sono fatte fatte appunto appunto di di strisce strisce abbastanza abbastanza parallele parallele tra tra di di loro, loro, ok? ok? Ma Ma di di che che cosa cosa sono sono fatte fatte queste queste strisce? strisce? Beh, Beh, per per comprenderlo, comprenderlo, in in realtà realtà qualcosa qualcosa era era già già stato stato visto visto col col microscopio microscopio ottico, ottico, ma ma sicuramente sicuramente si si vede vede molto molto meglio meglio la la struttura struttura interna interna delle delle cellule, cellule, appunto, appunto, se se noi noi andiamo andiamo al al microscopio microscopio elettronico elettronico e e studiamo studiamo l'ultrastruttura. l'ultrastruttura. Allora, Allora, al al microscopio microscopio elettronico, elettronico, ecco ecco che che noi noi riconosciamo riconosciamo questa questa bandeggiatura bandeggiatura trasversale, trasversale, ma ma riconosciamo riconosciamo anche anche una una certa certa organizzazione organizzazione longitudinale. longitudinale. In In effetti effetti all'interno all'interno delle delle fibre fibre muscolari muscolari noi noi troviamo troviamo delle delle fibrille, fibrille, in in un un sistema sistema di di appunto appunto sistemi sistemi fibrillari fibrillari sempre sempre più più piccoli piccoli che che non non sembrano sembrano finire finire mai mai fino fino all'infinito. all'infinito. Esatto, Esatto, queste queste fibrille fibrille che che noi noi chiamiamo chiamiamo miofibrille. miofibrille. E E qui qui le le vediamo, vediamo, scusate, scusate, si si vedono vedono bene bene in in sezione sezione longitudinale, longitudinale, ma ma forse forse si si riconoscono riconoscono ancora ancora meglio meglio in in sezione sezione trasversale. trasversale. Quindi Quindi attenzione, attenzione, sembrano sembrano fibre fibre muscolari muscolari come come quelle quelle che che abbiamo abbiamo visto visto nei nei preparati preparati istologici, istologici, ma ma qui qui siamo siamo dentro dentro la la cellula, cellula, ok? ok? Qui Qui stiamo stiamo guardando guardando cose cose che che appunto appunto hanno hanno un un diametro diametro tra tra 1 1 e e 3 3 micron. micron. E E le le stiamo stiamo vedendo vedendo al al microscopio microscopio elettronico. elettronico. Riconosciamo Riconosciamo già già anche anche tutta tutta una una struttura struttura puntinata, puntinata, di di nuovo nuovo con con quell'ordine quell'ordine meraviglioso meraviglioso che che la la natura natura e e la la biologia biologia ogni ogni tanto tanto sanno sanno disegnare. disegnare. Allora, Allora, queste queste sono sono appunto appunto le le miofibrille, miofibrille, e e però però vediamo vediamo che che la la miofibrilla miofibrilla al al suo suo interno interno ha ha ancora ancora un un altro altro componente. componente. Ok, in Ok, in realtà realtà le le miofibrille, miofibrille, nella nella maggior maggior parte parte dei dei preparati preparati non non si si riconoscono riconoscono o o sono sono appena 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 percettibili, percettibili, però però talvolta talvolta vuoi vuoi la la fissazione, fissazione, vuoi vuoi la la colorazione, colorazione, in in realtà realtà queste queste fibrille fibrille sono sono evidenti evidenti anche anche forse forse il il tipo tipo di di muscolo. muscolo. E E qui qui per per esempio esempio appunto appunto abbiamo abbiamo un un preparato preparato ematosselinosina ematosselinosina in in cui cui si si riconoscono riconoscono singole singole miofibrille miofibrille che che però però si si sono sono allontanate, allontanate, diciamo, diciamo, le le une une dalle dalle altre altre in in un un modo modo che che appunto appunto come come possiamo possiamo ben ben vedere vedere da da questi questi preparati preparati non non è è del del tutto tutto naturale. naturale. Allora, Allora, quindi quindi al al nostro nostro schema schema del del muscolo muscolo dobbiamo dobbiamo raggiungere raggiungere un un livello livello di di complessità complessità sul sul piccolo piccolo e e sono sono queste queste miofibrille miofibrille che che riempiono riempiono la la fibra fibra muscolare. muscolare. Ok. Ok. E E che che sono sono quelle quelle che che appunto appunto poi poi danno danno alla alla fibra fibra la la sua sua caratteristica caratteristica bandeggiatura bandeggiatura trasversale. trasversale. Allora, Allora, se se andiamo andiamo ancora ancora più più a a forte, forte, a a in in gradimento gradimento ancora ancora maggiore, maggiore, riconosciamo riconosciamo all'interno all'interno delle delle miofibrille miofibrille una una struttura struttura ancora ancora di di nuovo nuovo filamentosa, filamentosa, questa questa volta volta però però appunto appunto fatta fatta di di filamenti filamenti veramente veramente sottili, sottili, siamo siamo nell'ordine nell'ordine dei dei nanometri, nanometri, siamo siamo entrati entrati nell'ordine nell'ordine delle delle molecole, molecole, queste queste sono sono proteine proteine anche anche grosse, grosse, ma ma sono sono proteine, proteine, sono sono filamenti filamenti e e qualcosa qualcosa di di filamenti filamenti avete avete già già sentito sentito nominare. nominare. Ok, Ok, queste queste
filamenti però che costituiscono le miofibrille non sono più lunghi come tutta la fibra muscolare, ma sono invece organizzate in unità ripetute. Questa appunto è l'unità della fibra muscolare, l'unità funzionale anche strutturale, e che chiameremo sarcomero. Come è fatto il sarcomero? Ingrandiamo ancora un po'. Allora, il sarcomero è fatto appunto di fibrille, quindi diciamo di una componente, di filamenti, chiamiamoli così, perché questi adesso siamo ad un ordine di grandezza ancora inferiore e li chiameremo miofilamenti. Questi miofilamenti sono di due tipi, ce ne sono alcuni sottili, e qui sto cercando di farvelo vedere, mentre altri sono più spessi. E vedete che in qualche modo si sovrappongono. Allora, questa bandeggiatura trasversale, queste sovrapposizioni di filamenti più spessi e più sottili, sono la natura, sono quello che noi vedevamo come bandeggiatura trasversale nel correlato istologico. Quindi sono assolutamente strutture proteiche, quindi le vediamo bene con l'eosina, e vediamo una parte più densa che è appunto quella che vedevamo. Torniamo indietro. Eccola qui. Questa parte più densa è fatta da questi filamenti spessi, più spessi che vedevamo al centro. E guardate come adesso che ci abbiamo fatto l'occhio, forse si riconosce anche un pochino quella linea che separava il sarcomero. Quindi con due porzioni, una linea trasversale, due parti un pochino più appunto più meno dense e fatta di questi filamenti più sottili, e una parte più densa fatta di questi filamenti più spessi. Ok, attenzione che la banda appunto più sottile, più leggera, è in realtà fatta da due sottobande. Adesso gli daremo i nomi appropriati, si chiama banda I, ma comunque due sottobande I separate da questa linea Z, comunque sta a cavallo tra due sarcomeri. Allora appunto, come li chiamiamo queste bande? La banda più, meno densa, fatta di filamenti più sottili, la chiamiamo banda I, ed è tagliata a metà dalla linea Z, e che appunto delimita il sarcomero. Il sarcomero va da una linea Z ad un'altra linea Z. In questa linea Z vediamo questi filamenti sottili che vanno a sovrapporsi con dei filamenti più spessi che invece costituiscono la banda A. Non tutti i filamenti sottili sono sovrapposti, quindi il filamento spesso non è interamente sovrapposto a quello sottile, solo parzialmente, rimangono delle parti scoperte che chiameremo banda H, e all'interno si vede anche una linea M. Ok, quindi vabbè, sono nomi così, dategli usate i modi mnemonici che preferite, perché appunto in realtà la terminologia deriva da una tecnica di microscopia che adesso non vi faccio vedere. Ok, ma come è costituito? Come sono organizzati questi miofilamenti? Perché alla fine il segreto di questa contrazione potente e veloce ce l'abbiamo proprio in questa organizzazione strutturale. Allora vediamo dove sta questa velocità, questa potenza, questa organizzazione così perfetta. Ma perfetto in realtà, non esiste niente, ma comunque diciamo buona. Allora, l'organizzazione è questa. Questa linea Z che delimita il sarcomero, a questa linea Z, scusate, sono agganciati dei filamenti sottili che costituiscono la banda I. Quindi la banda I in realtà appunto è fatta di, che sono due, ne vediamo qua, quindi i filamenti sottili, alcuni vanno da una parte, altri vanno dall'altra parte. Se lo vediamo in un taglio trasversale, appunto vedremo un sacco di puntini, e però appunto dopo aver visto il taglio tangenziale, anche senza fare una ricostruzione, sappiamo e capiamo che questi puntini in realtà sono dei filamenti sezionati trasversalmente. Adesso io gesticolo, voi non potete vederlo, ma ricordatevi come gesticolavo a lezione. Ok,
La banda A, invece, contiene dei filamenti più spessi e questa differenza di spessore la vediamo bene confrontandola con i filamenti sottili, per esempio in questa regione che è la regione di sovrapposizione. Attenzione, orientiamoci, di qui c'è la banda Z, qui c'erano i filamenti sottili agganciati alla banda Z, a un certo punto vanno ad... questi filamenti vanno a sovrapporsi con questi filamenti più spessi della banda A e vedete come l'organizzazione, nonostante noi appunto l'abbiamo tagliati, vabbè, insomma, a parte il trattamento, comunque l'organizzazione sia meravigliosamente regolare. Qui vedete questi filamenti spessi che hanno tutto intorno queste strutture esagonali dei filamenti sottili, proprio organizzate in modo che ad ogni filamento spesso corrispondono 6, soltanto 6 filamenti sottili. Qui vediamo l'organizzazione della banda A nella regione non sovrapposta, vicino alla banda M, quindi qui vedete i filamenti spessi tagliati trasversalmente e qui tutti i filamenti sottili che invece gli stanno intorno. Okay. Allora, ecco che, adesso ve lo faccio aspettare ancora a vedere un attimo uno schema, quindi questo è lo schema del sarcomero. Il sarcomero è fatto da due tipi di filamenti. Abbiamo i filamenti più sottili, i filamenti più spessi e diciamo appunto in una zona questi filamenti si sovrappongono. Allora, la sovrapposizione dei filamenti è il segreto della contrazione muscolare, perché qui vediamo un sarcomero preso da uno stesso muscolo in due situazioni diverse, una estesa e una in contrazione. Ovviamente si tratterà di animali diversi, però insomma, in genere lo stesso muscolo preso nelle condizioni giuste ha i sarcomeri lunghi uguali. Comunque possiamo vedere come appunto in questo caso esteso, magari addirittura stirato probabilmente in questo caso, il muscolo della sovrapposizione tra le bande I e le bande A sia molto limitata. Si sovrappongono soltanto qui. Che cosa succede quando io invece contraggo il muscolo? Posizione numero uno, dice il bodybuilder, ed ecco che i filamenti sottili si sovrappongono di più ai filamenti spessi, quindi aumenta la sovrapposizione tra questi due filamenti e in realtà la distanza dei filamenti non cambia, la distanza dei filamenti sottili e spessi è la stessa, ma chiaramente c'è uno scorrimento del filamento sottile sul filamento spesso. E questo scorrimento può arrivare appunto fino a quasi far scomparire la banda I in casi di fortissima contrazione. Questo per esempio è un muscolo super contratto, vedete, è rimasta solo più praticamente la banda A che va a sbattere contro la banda Z. Quindi in questo caso, lo capite bene, abbiamo accorciato il sarcomero, abbiamo accorciato tutti i sarcomeri di una certa percentuale e questo si rifletterà in una contrazione del muscolo della stessa percentuale se tutte le fibre muscolari si contraggono così, altrimenti insomma, a seconda di quante fibre si sono contratte, noi avremo più o meno contrazione del nostro muscolo. E altra cosa che vi faccio notare, perché ci interesserà pensarci dopo e rifletterci dopo, qui vedete la membrana plasmatica, la lamina basale subito esterna, e vedete come si è tutta arricciata. D'accordo? Perché giustamente la contrazione di queste miofibrille non deve essere un evento intracellulare che nessuno se ne accorge da fuori, ok? Deve far contrarre l'intera cellula, quindi la membrana deve seguire e soprattutto la membrana extracellulare deve seguire, perché ricordiamoci, questa lamina basale che chiamiamo endomisio è agganciata tutta una serie di altre membrane connettivali che poi alla fine si connettono con il tendine e permettono di trasferire questa contrazione al tendine che a sua volta la trasferisce all'osso che a sua volta appunto farà contrarre il vostro arto e poi voi la trasferite a chi vi pare. Ok.
Allora, quindi il segreto della nostra contrazione è questo scivolamento di filamenti sottili su filamenti spessi. Filamenti sottili agganciati a questa linea Z, filamenti spessi agganciati a questa linea M. In realtà vedremo dal punto di vista strutturale appunto più l'importanza della linea Z, ma comunque abbiamo questo scorrimento di questi filamenti, in qualche modo questo accorciarsi della fibra viene trasferito alla membrana plasmatica e alla sostanza extracellulare. Scusate, al connettivo extracellulare. D'accordo? Le fibre collagene ovviamente sono quelle che trasferiscono le trazioni. Perfetto. Allora, e qui abbiamo ancora un altro schema, ne vedremo mille, perché gli schemi sono sempre troppo schematici e quindi si allontanano dalla realtà. Vedendone più di uno, diciamo, almeno ci rendiamo conto, evitiamo di farci idee sbagliate. Quindi, comunque, questo è il concetto. Filamenti sottili, ce n'è una serie dedicati ad ogni filamento spesso. Ok, ma qual è la natura molecolare di questi filamenti? E adesso metti in pausa, datti una risposta, la risposta è dentro di te, è probabilmente è giusta perché dai, lo sapete di sicuro che cos'è che media la contrazione nelle cellule eucariote. Questo dal punto di vista molecolare è lo stesso meccanismo, cambia appunto l'organizzazione strutturale, okay, che questo meccanismo ha preso nelle cellule muscolari. Il modo in cui queste proteine, di cui tu sai il nome dentro la tua testa, e queste proteine però sono organizzate in modo diverso in queste cellule rispetto ad altre cellule eucariote. Ok, qui le vediamo colorate con l'immunoistochimica. Quindi abbiamo l'actina, in realtà marcata credo con la falloidina, che è appunto quella molecola che è tristemente famosa perché uccide le persone che mangiano l'amanita falloide, ma possiamo usarla anche a scopi benefici per colorare le cellule. Quindi qui vediamo l'actina colorata con questa falloidina e invece qui con un anticorpo specifico vediamo la miosina. Questo probabilmente è un muscolo stirato, quindi vediamo che non c'è una grande sovrapposizione e di nuovo, adesso che ci abbiamo fatto l'occhio, notate che qualcosa in mezzo alla banda I si riconosce, una linea Z. Okay? Il sarcomero va da questa mezza banda I fino all'altra mezza banda I. Dovreste vederle queste linee Z che attraversano il sarcomero. Ok, naturalmente la composizione molecolare del sarcomero è molto più complessa, non si tratta solo di actina e di miosina, ci sono un sacco di proteine che ne regolano il funzionamento e ne mediano l'organizzazione tridimensionale specifica. Lo studio di queste proteine ha richiesto anni e anni di studi biochimici. Oggi, che le conosciamo, in realtà grazie appunto a potenti mezzi di imaging, quindi queste sono immagini di confocale in realtà appunto con deconvoluzione, comunque attraverso comunque metodi diciamo particolari, adesso noi possiamo avere veramente un ottimo dettaglio dell'organizzazione molecolare intracellulare e per esempio, quindi ne approfittiamo e guardiamo appunto alcune di queste molecole, adesso poi magari ve le faccio vedere meglio in un ingrandimento più avanti, per esempio questa è l'actina e guardate un po' chi corre proprio lì in mezzo alle nostre bande I a costituire la banda Z, una vecchia amica, vero che vi ricordate chi è? L'alfa-actinina. Stoppa un attimo, cerca dentro di te e troverai l'alfa-actinina. Non come proteina, ma come ricordo di qualcosa di cui dovrebbe avervi parlato la professoressa in una lezione appunto proprio sul citoscheletro. Ok, qui abbiamo soltanto le didascalie delle figure, queste le ho prese da un articolo scientifico, ok? E qui vediamo invece un più forte ingrandimento. Ok, questa che vedete qui, T-Mod 4, che fatemi controllare, sì, la tropomodulina, ok,
e che è una molecola che appunto fa da cappuccio ai filamenti di actina, quindi ne limita la lunghezza. Il filamento di actina andrà dalla banda Z, dove vedete che c'è l'alfa actinina, qui sono i singoli canali, ognuno degli anticorpi, qui invece dando uno pseudocolore a ciascuna di queste immagini le possiamo mettere tutte insieme e vedere come sono sovrapposte. Questo è lo stesso preparato, colorato con tre anticorpi diversi, ciascuno associato ad un fluoroforo che risponde ad una luce diversa, di lunghezza d'onda diversa, quindi noi possiamo interrogare il tessuto dando, non so, la luce verde e mi risponde troppo modulina, sono qui, do un'altra luce mi risponde l'actina, sono qui, do un'altra luce mi risponde l'actina, sono qui, e poi io metto insieme le immagini e vedo dove erano tutti quanti. Ok, quindi qui vedete per esempio questa molecola che fa da cappuccio al filamento di actino, mentre quest'altra sappiamo dalla microscopia elettronica è proprio infilata là dove c'è l'aggancio dei filamenti di actina alla banda Z. E anche la nebulina, vabbè, ma questo in realtà non ne parleremo. Ok, e dov'è che l'abbiamo vista quindi questa actinina? Eccovi la risposta, direttamente dalla slide della professoressa Perotò. L'avete vista quando avete parlato appunto dell'organizzazione dei filamenti di actina. L'alfa actinina è una molecola tipica, dunque, fatemi pensare. Mi pare che non c'è nelle piante. Ecco, vabbè, poi andrò a controllare, vedrete una cosa in sovrappressione, ma nei funghi sì, comunque in ogni caso negli animali in generale è presente in tutti e media appunto tutti quelli che si muovono, diciamo così, e media appunto la polimerizzazione sì, dei filamenti di actina, dei crosslink, scusate, ecco, tra i filamenti di actina, okay? Perché vedete è una molecola bifunzionale, quindi sono due molecole che si legano testa a coda e sono in grado entrambe di legare l'actina e quindi in qualche modo creano, appunto, possono creare, organizzandosi tra loro, questi crosslink tra diversi filamenti di actina, ok? E in questo caso vedete anche come questi, noi l'actina l'abbiamo studiata, come l'avete studiata, avete visto come i filamenti di actina tendono a creare delle reti sotto la membrana plasmatica e queste importantissime nei meccanismi di adesione, oltre che di migrazione, perché appunto poi questi filamenti di actina sono collegati attraverso molecole di adesione alla matrice extracellulare. La stessa cosa deve succedere nel nostro muscolo. Ricordiamoci che da qualche parte ci deve essere una connessione con la membrana plasmatica e con la membrana extracellulare, altrimenti la nostra costruzione è fine a se stessa, non funziona. Ok, ma quindi vediamo un modello, di nuovo un modello, quindi ricordatevi, è solo un modello, c'è qualcuno che lo ha disegnato, però dopo aver visto tante, dopo aver interpretato tanti dati che vengono da appunto tecniche diverse, comunque abbiamo questa linea Z dove abbiamo queste molecole di alfa actinina che creano qui anche insomma disegnate in modo fastasioso il modo in cui organizzano per esempio il legame con l'alfa actinina, comunque con l'actina, scusate, questi filamenti di actina, delle molecole che queste troppo moduline che limitano la lunghezza del filamento e poi qui dentro la miosina che appunto adesso vedremo come sono fatti questi filamenti di miosina con le famose teste della miosina che prendono a testate i filamenti di actina o meglio ci camminano sopra, piace fare le passeggiate sui filamenti di actina. E poi quest'altra molecola, di nuovo disegnata in modo un po' fantasioso, che però in qualche modo aggancia il nostro filamento spesso alla linea Z. Questa è una molecola gigantesca, una delle molecole più grandi credo che ci siano nel nostro organismo, quindi è un'unica proteina, se non sbaglio, la titina, che aggancia il filamento spesso alla linea Z. Ovviamente questo deve essere presente, perché se no, se noi stirassimo troppo, ci vuole qualche cosa che, insomma,
un minimo di legame, al di là della contrazione, deve esistere tra la linea Z e la nostra banda A, altrimenti rischiamo di spezzare tutto tirando troppo. Invece, come dire, ovviamente ci sono gli involucri connettivali, ci sono una serie di altri elementi, no? Però immaginatevi quanti sarcomeri ci sono in una fibra muscolare, ognuna di queste molecole esercita una sua forza che permette appunto anche al sarcomero di non stirarsi troppo, di non strapparsi, anche perché poi farebbe fatica, visto che se il filamento di actina va oltre il filamento di miosina, come si torna indietro? Non sembra affatto semplice. Ok, e qui una descrizione che vi leggete quando vi avete voglia di queste bande. Ok, ma a questo punto veniamo alla meccanica del nostro evento di contrazione. Quindi abbiamo detto, l'energia meccanica è fondamentale che venga trasferita in qualche modo alla membrana plasmatica e alla matrice extracellulare. Oh, cavoli, vi ho già risposto sull'Lucky, ma almeno ditemi come. Vi viene in mente un qualche altro elemento del citoscheletro che non abbiamo citato, ma che pure è coinvolto, l'avete visto coinvolto, in meccanismi di adesione? È importantissimo, e anzi che media che è quello che è più robusto, più resistente, che resiste di più alle forze di trazione che esercitate. C'è qualcuno che vi viene in mente? Ta-da! Adesso ci arriviamo. Allora, ovviamente abbiamo detto ci deve essere questa organizzazione, questa connessione con la membrana. La connessione con la membrana passa, delle fibrille, passa principalmente attraverso i dischi Z. Ricordiamoci quelli fatti di alfa-actinina, e ricordiamoci che l'alfa-actinina era vicino alla membrana, per esempio nelle zone aderenze, ne troviamo tantissimo. Negli epiteli, tornate alla memoria perché è tutto collegato. Trovate le strade giuste, le imparate in 5 minuti. Ok, comunque, esatto, esistono a livello delle linee Z dei sistemi di adesione specializzata alla matrice extracellulare che prendono il nome di costamere. E tra l'altro questo studiato, perché se non sbaglio, il vostro libro non ne parla, anche se poi di nuovo vado a controllare. Ok, e qui vediamo per esempio una fibra muscolare che è stata spelata, quindi questa bandeggiatura che vedete non sono le fibrille intracellulari, questa è solo la membrana, adesso non so, con un pelacellule, non le trovate al Carrefour credo, ci vogliono delle tecniche particolari per riuscire a fare questo. Comunque, spellando una cellula, nel gruppo di questo James Ervasti, che è uno che studia appunto il muscolo, insomma è uno di quelli importanti, diciamo, attualmente, dei gruppi importanti che studiano la fisiologia del muscolo, l'organizzazione in particolare. Comunque, vedete queste costamere che sono punti di adesione specializzata a livello dei dischi Z, si trovano proprio a livello dei dischi Z, e con questi dischi Z sono connessi. In che modo? Scusate, no, questo ve lo dico dopo, però appunto questa connessione ovviamente è fondamentale per il trasferimento dell'energia meccanica a questi involucri connettivali. Quindi che cosa avremo? Avremo una serie di molecole che appunto si agganciano alla matrice extracellulare, per esempio qui vedete questi complessi sono tipici del muscolo, nella sarcolemma membrane, ricordatevi che la membrana, diciamo, nel muscolo tutto è mio e sarco, e per esempio, forse non ve l'avevo detto, la membrana plasmatica viene chiamata sarcolemma, ma è semplicemente la membrana plasmatica, ok? Questa è una membrana plasmatica. E abbiamo queste molecole di troglicani che si agganciano alla laminina. Laminina, di nuovo, ricordatevi, componente fondamentale delle membrane basali, ma in generale presente nel tessuto connettivo.
Ok, queste attraverso una serie di connessioni che avete già visto, che comprendono una cugina della alfa actinina, che però no, in realtà non è tipica del muscolo, però insomma è particolarmente importante nel muscolo e che si chiama distrofina, si connettono al citoscheletro di actina, d'accordo? Intracellulare. E adesso vedremo questo citoscheletro di actina attraverso l'actinina e poi connesso ai dischi Z. Questo ok, aspettate, però ancora sì, vi parlo dopo della distrofina. Nel frattempo manca appunto ancora un elemento citoscheletrico importantissimo, che dicevo prima, che è coinvolto nei meccanismi di adesione, non a caso è importantissimo che appunto in qualche modo si agganci a questi punti di adesione specializzata, sono i filamenti intermedi. Sapete che i filamenti intermedi sono una classe, diciamo, di molecole a cui si danno principalmente ruoli strutturali, sono i più robusti, sono delle vere e proprie corde, quindi permettono alla cellula di non essere strappata via e trasferiscono anche le forze tra le cellule proprio nei punti di adesione, come per esempio i... Li avete visti negli epiteli? I filamenti intermedi convergono in punti di adesione che vengono chiamati... Metti in pausa, quando hai la risposta fai play, desmosomi. In realtà, anche se qui desmosomi non ne abbiamo, abbiamo un filamento intermedio che si chiama desmina. Ricordatevi anche appunto che questi filamenti intermedi, questi filamenti intermedi appunto attribuiamo soprattutto un ruolo strutturale, ma guarda un po', sono molto diversi tra le cellule, ce ne sono di tantissimi tipi diversi, in genere sono specifici dei neuroni, delle cellule endoteliali, insomma ognuno ha il suo e chissà perché, probabilmente c'è qualcosa in più sui filamenti intermedi che ancora rimane da scoprire, ma in ogni caso questa desmina, a noi qui interessa appunto proprio il suo ruolo strutturale, ci permette di tenere insieme tutto quanto, è l'elemento, diciamo così, più di robustezza strutturale. Quindi abbiamo questi punti di adesione specializzata, la distrofina si connette al citoscheletro di actina, qui non è fatto vedere bene, ma è connesso con tutta questa rete di filamenti di alfa-actinina che tiene insieme appunto i filamenti di actina nelle miofibrille, ma lì si connettono anche i filamenti intermedi. I filamenti intermedi sono fondamentali per te che una cellula mantenga la propria forma e la propria struttura e quindi non potevano mancare. E di nuovo appunto però li vediamo convergere verso questi siti di adesione specializzate, verso queste costamere e li vedete poi attraversano, in realtà non entrano proprio all'interno della banda Z, ma più che altro permettono proprio la delimitazione miofibrille avvolgendo interamente le miofibrille, e questo è anche uno dei motivi per cui noi queste miofibrille le vediamo così belle in registro, così perfettamente tutte allineate tra di loro. E qui vediamo di nuovo, scusate, io faccio immunoistochimica, quindi a me finché non mi hai fatto vedere cosa fa l'anticorpo non ci credo. Qui vedete l'anticorpo antidesmina. Quindi vediamo effettivamente come se noi coloriamo, e questa non è spellatura di una fibra, ma proprio la fibra intera, se noi coloriamo una fibra con l'antidesmina, vediamo appunto questa bandeggiatura. In altri punti qui probabilmente è un po' più confuso, ma questo credo che sia dovuto al taglio. Voilà! E adesso io in realtà... non voglio entrare troppo nel dettaglio di questo punto di contatto tra quello che è appunto la contrazione intracellulare delle miofibrille e la parte extracellulare che abbiamo visto la scorsa volta, appunto di lamine di collagene, scusate, membrane di connettivo, ma questo è veramente un punto cruciale nel funzionamento del muscolo e ne è testimonianza il fatto che
molte forme di distrofia muscolare, che sono quelle malattie in cui appunto il muscolo degenera, quindi non funziona correttamente e purtroppo man mano che l'individuo invecchia, le sue fibre muscolari si atrofizzano e muoiono e vengono sostituite dal tessuto connettivo. Allora, molte di queste distrofie sono causate da mutazioni, molte di queste malattie sono malattie genetiche, causate da mutazioni presenti proprio, mutazioni appunto, scusate, di proteine che fanno parte di questi complessi di giunzione. Per esempio, una molto famosa, tristemente famosa, è proprio questa distrofina, e quindi anche questa molecola di adesione, scusate, che abbiamo visto prima, il distroglican, ok, distroglicani, questo è perché la distroprevina, qui appunto in questa zona della cellula abbiamo un po' di proteine che cominciano con distro, proprio perché sono state associate a distrofie muscolari. Comunque, appunto, una molto particolarmente, tristemente famosa è la distrofina, che è la molecola, appunto, che è mutata o comunque non ben funzionante, a seconda ovviamente dei tipi, queste malattie genetiche, le malattie genetiche, non ci perdiamo, appunto, questa distrofina è mutata nella distrofia muscolare di Duchenne. Appunto una delle forme più aggressive e più gravi di distrofia muscolare, perché appunto adesso vabbè, anche queste cose qui le studierete, però voglio farvi vedere dei preparati che secondo me è interessante per noi per capire il funzionamento di un tessuto, del tessuto muscolare, per capire il funzionamento di un tessuto. Spesso purtroppo è utile andare a vedere che cosa succede quando non funziona o appunto purtroppo è così. Comunque, cosa succede nella degenerazione, nella distrofia muscolare di Duchenne? Beh, abbiamo una degenerazione muscolare progressiva, per cui questi bambini in realtà già camminano male, diciamo, diventa evidente da quando iniziano a camminare. Verso i 10 anni, 10-12 anni, sono in carrozzina e in genere per problemi di respirazione, ovviamente, insomma, immaginate quante cose fa il nostro tessuto muscolare per tenerci in vita, in genere verso i 25 anni, e non credo che ci siano stati molti miglioramenti negli ultimi anni, diciamo la mia cultura risale a qualche anno fa, comunque sia la morte. Allora, che cos'è questa distrofina? È una proteina gigantesca fatta da 79 esoni e che appunto è evolutivamente correlata con l'actinina. Quindi media un legame tra la membrana plasmatica e lo scheletro interno. Qui c'è un video che poi andate a vedervi voi. Vi metterò il link, mentre io vorrei farvi vedere un attimo un preparato di muscolo distrofico. Se ci riusciamo, vediamo qui purtroppo a casa abbiamo la connessione che è meno potente dei potenti mezzi dell'università, qui a Radio Istologica. I nostri mezzi sono limitati, ma noi teniamo duro. Bah, insomma, fino a quando? Non sappiamo. Scusate un attimo. Doveva essere più veloce, vi ho mentito. Così, dico le bugie, non dito la mia mamma, vi prego. Allora, papà, ecco sì, stavo usando il proxy. Magari questa scena dopo la tagliamo. Oplala. Cucù, eccoci qua, amico preparato istologico. Allora, questo che vedete qui è un muscolo di una biopsia fatta ad un paziente di distrofia muscolare di Duchenne, in realtà diciamo probabilmente una fase non così avanzata, non vi saprei dire che muscolo, non credo che sia segnato, qui però bisogna muoversi così,
Ok, allora scusate un attimo che vediamo di. Ok, ah sì, no, scusate, adesso ricordo. Il video di YouTube che vedete sulla pagina, ecco, questo video di YouTube qua l'ho trovato proprio. È un video di, insomma, di un istologo che in inglese, forse meglio di me, vi racconterà lo stesso identico preparato. L'ho trovato per caso. Comunque, ok, che cosa vediamo qua? Allora, vediamo intanto che appunto il muscolo. Vediamo una serie di fibre, vediamo i fasci di fibre muscolari e ci sono regioni del muscolo che sono più integre, mentre ci sono altre regioni che sono decisamente meno integre. E questo non è un problema di fissazione, vi ricordate? Il connettivo tende un po' a rompersi. Qui sicuramente, tra l'altro, ci sono zone in cui il connettivo si è meno rotto, rotto di meno, e zone in cui si è rotto di più. Questo probabilmente è in relazione con la quantità d'acqua. Ok? Comunque, appunto, possiamo vedere distintamente zone in cui le fibre muscolari sono più integre. E invece altre zone in cui la fibra muscolare, torniamo indietro, in realtà non voglio farvela tanto lunga, voglio solo farvi vedere il preparato, come appunto nel momento in cui la fibra muscolare viene a mancare o a diventare piccola e atrofica, vedete, molte di queste appunto stanno per morire. Il tessuto viene invaso dal tessuto connettivo, ok? E quindi qui abbiamo essenzialmente un sacco di tessuto connettivo. Questi sono vasi sanguigni, alcuni forse sono anche un po' di profilo infiammatorio, ma comunque queste sono cose che studierete poi. Voilà. Ok, quindi vediamo che appunto in mancanza di questo meccanismo di connessione, in realtà esattamente il perché le fibre muoiono non è ben chiaro, probabilmente c'è. Comunque, è comunque un problema che è a livello della membrana plasmatica, di regolazione, perché in realtà, appunto, questo punto di accoppiamento tra la contrazione e la membrana extracellulare è anche un punto importante in altri meccanismi regolativi della fisiologia della cellula, ma anche questi credo che li studierete più avanti. Ok? Qui a noi basta notare appunto che le fibre diventano molto più piccole e il tessuto si riempie di connettivo. Viene riempito di connettivo, non scompare. Sicuramente il muscolo diventa più piccolo, non scompare completamente, ma viene riempito da questo tessuto connettivo e anche da tessuto grasso. In effetti il muscolo, visto a fresco, è proprio più bianco, quello diventa sempre più bianco. Ok, ma finita questa breve digressione. Ah no, ho sbagliato tasto, scusate. Finita questa breve digressione. Andiamo velocemente verso la parte. Oh, di nuovo ho sbagliato tasto. Errare umano, perseverare è diabolico. Eccomi qua. Vediamo se stavolta ci azzecco. Benissimo. Ok, ma vediamo qualcosa dovreste sapere già di entrare più nel dettaglio dei meccanismi di contrazione. Quindi, cosa abbiamo? Abbiamo l'attina, quindi monomeri che possono polimerizzare a dare dei filamenti, appunto questa è la l'attina filamentosa, voilà. Poi però nel muscolo abbiamo che questi filamenti di attina sono accoppiati a altri filamenti di proteine specializzate che sono la troponina e la tropomiosina che vedremo ne regolano il legame con la miosina. La miosina, la compagna fedele dell'attina,
È una normalissima miosina 2, quindi fatta da due catene con una parte legata con il coil, alfa eliche, una parte globulare, queste sono le famose teste della miosina, questa è un'unica catena, sono due catene, e che poi a loro volta si associano con altre due catene che sono le catene cosiddette leggere della miosina e che hanno anch'esse più un ruolo regolativo, legare la TP, queste cose qua. Aspettate. Voilà. Però appunto di queste cose dovreste aver già sentito parlare, vediamo solo come sono organizzate nel muscolo. Nel muscolo sono organizzati queste teste di miosina, questo è un preparato bellissimo di microscopia elettronica, dove vediamo un singolo filamento spesso della banda, non ve lo dico, della banda, lo sai, lo devi sapere, banda A, e in cui vediamo che però appunto esiste un'organizzazione molto regolare, sono bellissime, se potessero avere, forse vale la pena di stamparseli in 3D e metterseli in casa come soprammobili. Comunque, vedete queste teste della miosina, ogni coppia appunto è una... vanno a coppie, questi coil, una molecola di miosina, però vedete come sono organizzate appunto in questo modo elicoidale le teste, quindi comunque non sono disordinate, questa forse già dà un'idea meno precisa, questa è più precisa. Voilà. E il ciclo della contrazione dovreste averlo già studiato con la professoressa, quindi io qui faccio proprio un ripasso, anzi potrei anche non farlo, comunque lo facciamo velocissimo. Il ciclo comincia con lo stadio del rigor, anche quello detto del rigor mortis, nel senso che quando moriamo, ricordatevi, non c'è ATP e le teste della miosina tendono ad appiccicarsi all'actina. Questo provoca quel rigor che hanno i morti. Io personalmente non sono mai andato lì a vedere. Comunque, d'accordo? Quindi però a noi serve per ricordarci che qua senza l'ATP la testa della miosina è legata al filamento di actina. Se non c'è nessuno che produce ATP, siamo morti, ok? L'actina e la miosina sono legate. Ok. C'è poi però una fase di distacco della testa della miosina dal filamento di actina, che è mediata proprio dal legame con l'ATP. L'ATP, ricordatevi, queste molecole, questi legami fosfato, legami col gruppo fosfato, legami fosfodiestere, che contengono un sacco di energia, idrolizzando questo legame, quindi portando l'ATP a ADP più PI, abbiamo che un cambiamento conformazionale che porta la testa della miosina a portarsi in avanti, quindi qui abbiamo accumulato un'energia meccanica, e come la scarichiamo questa energia meccanica? Agganciandoci al filamento di actina e facendolo scivolare indietro, spostandolo indietro, d'accordo? Come se voi aveste davanti a voi un palo, prendete questo palo e muovete verso il dietro, a seconda insomma del... come direbbe Einstein, adesso non mi viene, uffa, vabbè, quella roba lì avete capito, sarete voi a muovervi in avanti o il filamento a muoversi indietro, comunque c'è un movimento relativo del filamento di miosina rispetto a quello di actina, d'accordo? Ok, ovviamente questo non deve succedere così a casaccio, cioè io non è che devo andare in giro così, vibrando tutto su me stesso. Questo deve succedere solo quando viene dato un segnale specifico. E adesso di questo segnale andremo a ritroso. Allora, dal punto di vista del muscolo, chi decide se dobbiamo far partire questo scorrimento, vai, 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 scorri, 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 o dobbiamo stare in una posizione di riposo, quindi se actina e miosina devono essere tenuti separati o possono mettersi insieme a fare le loro cosacce, lo decide appunto un controllore della morale, dell'etica, diciamo così, del funzionamento del muscolo, lavorano in coppia, sono la troponina e la tropomiosina. La troponina è appunto una molecola in grado di legare il calcio, e quando lega il calcio, ricordatevi sempre che il calcio è un fantastico
segnale intracellulare, perché nella cellula è presente a concentrazioni veramente irrisorie, minime, e basta pochissimo ingresso di calcio per cambiare la concentrazione del calcio in modo pesantissimo, enorme, e quindi arriva un messaggio calcio, wow, ok, come se nella vostra casa non ci fossero scimmie, ok, neanche una, nella mia non ce ne sono, ne entrano tre o quattro e già cavoli la casa invasa di scimmie. Vabbè, questo forse era... avevo detto che avrei fatto in fretta, invece scusate, sono a casa mia, annoio, e quindi vi dico qualche stupidaggine. In ogni caso, abbiamo appunto che il calcio, quando entra, quando arriva all'interno del citoplasma, lega la troponina e causa questo, ricordatevi, è qualcosa che deve succedere rapidamente. Io penso che mi voglio muovere e mi devo muovere subito dopo. Questo sistema di questo muscolo scheletrico è studiato, si è evoluto per delle contrazioni veloci. Comunque, appunto, arriva il calcio, lega la troponina, abbiamo un cambiamento conformazionale rapido, rapidissimo, che viene trasmesso a un'amica della troponina che si chiama tropomiosina, e questo libera i siti di legame della miosina sull'actina. Vedete questi pallini tondi? Questi sarebbero i siti di legame della troponina, della miosina sull'actina, e la tropomiosina li tiene coperti. Non so, immaginate, che ne so, una zona erogena. la miosina, quando vede quella parte lì dell'actina, va fuori di testa, non capisce più niente e ci si vuole agganciare. Okay, e controllore della morale, abbiamo la tropomiosina che tiene coperto questa zona appunto che scatena la miosina. Ma il calcio può cambiare le carte in tavola, facendo spostare la troponina e la tropomiosina. Scusate di nuovo se vi butto lì questi modi di ricordarsi in modo stupido queste cose, però non lo so se vi viene bene, se no usate i metodi tradizionali. Ok, ma abbiamo detto, io penso di muovermi e a un certo punto mi muovo. Perché questo? Perché il segnale di contrazione nel muscolo scheletrico, quindi nella fibra striata scheletrica, muscolo volontario, viene data da un segnale nervoso. Okay? C'è un neurone, i neuroni li vedremo tra due lezioni. Comunque abbiamo appunto questi neuroni che hanno dei sottili filamenti che vedremo si chiamano assoni e che vanno a sinaptare con delle fibre muscolari. Attenzione, notate che la fibra muscolare, per esempio questa, riceve il suo segnale di contrarsi qui. Ok? E quindi in qualche modo dovrà trasferire l'informazione e questo appunto arrivo di un segnale elettrico che dice contraiti, dovrà causare un rilascio di calcio lungo tutta la nostra fibra. Qui per esempio appunto vedete queste giunzioni, questi sistemi giunzionali si chiamano giunzione neuromuscolare, sono delle sinapsi essenzialmente. Qui li vediamo a più forte ingrandimento e qui li vediamo con la microscopia elettronica. In realtà io qui non entro troppo nel dettaglio perché appunto di questi meccanismi parleremo poi nella lezione del sistema nervoso. Io tutto sommato vi dirò addirittura che avrei voluto farvi prima il sistema nervoso, ma diciamo diventava un pasticcio con le esercitazioni e quindi però volendo si potrebbe partire proprio dal sistema nervoso. Prima il nervoso e dopo il muscolare, ma non so perché non si è mai fatto così. Va bene. Comunque, ecco qui che vediamo di nuovo, questo è il terminale della sinapsi, quindi il terminale nervoso, lo vedremo meglio le prossime volte, non vi preoccupate, ritornerò su queste immagini. E qui invece vediamo la membrana plasmatica della mia cellula muscolare. Qui vediamo il disco Z, che in qualche modo qui andrà a agganciarsi alla membrana, ma questo qua non lo vediamo tanto bene. Ribosomi liberi, un po' di glicogeno, queste sono le fibrille. Comunque il punto è che di qui deve arrivare un segnale in queste vescicolette,
Qui è contenuto un segnale che all'arrivo di un'onda elettrica, quindi di una depolarizzazione della membrana, ma appunto voglio parlarvi di queste cose meglio quando parleremo del nervoso, comunque quando arriva la depolarizzazione abbiamo una esocitosi e questo contenuto magico che c'è qui dentro, una molecola che si chiama acetilcolina, andrà a stimolare un recettore nella membrana, sulla membrana della cellula muscolare. Vedete come lo spazio qui è molto stretto, molto ridotto. Basteranno pochissime molecole di acetilcolina per creare un bel aumento di concentrazione vertiginoso in questo piccolo spazio dove il liquido è pochissimo. Ok, dopodiché, appunto, arrivato sul suo recettore, questo segnale di nuovo attraverso una depolarizzazione, quindi un sistema elettrico, le onde elettriche viaggiano rapidamente. Adesso vedremo, non è proprio un'onda elettrica, adesso non vorrei dire stupidaggio, non sono neanche un fisiologo. Comunque, diciamo, è un'onda di depolarizzazione, però sicuramente di natura elettrica. Poi appunto le vedremo meglio come avvengono, e qui abbiamo uno schema semplicemente di quello che vi ho appena detto. Quindi queste vescicole contengono un neurotrasmettitore, questo neurotrasmettitore viene rilasciato sulla membrana, c'è un recettore, e questo recettore in realtà è un recettore canale, per cui si apre quando arriva l'acetilcolina e fa passare degli ioni. Questi ioni sono molecole cariche, questo causa un cambiamento nel potenziale della membrana, ma di nuovo lo vedremo. Immaginatevi, per adesso accontentiamoci di vedere un'onda elettrica, quindi qualcosa di molto veloce, che rapidamente, grazie a delle altre proteine particolari che si trovano appunto immersi in questa membrana, rapidamente si espande, ok? Come un'onda, quando buttate un sassolino in un lago, si espande per tutta la membrana plasmatica, ok? Quindi appena arriva il segnale, quest'onda elettrica, causata dall'apertura di questi canali, riesce appunto proprio come delle onde a percorrere, a viaggiare lungo la membrana, il sarcolemma, quindi la membrana esterna, la membrana plasmatica della mia fibra muscolare. Okay? Non ci confondiamo, nervi saldi, questa è una fibra muscolare, queste che vediamo qui dentro sono le metti in pausa. Non te lo dico neanche, perché lo devi sapere. Ok, quindi mio fibrille, non ce la posso fare. Va bene. Quindi abbiamo rilascio, legame, onda elettrica. Quest'onda viaggia sulla membrana. Ma la membrana, lo sappiamo, è esterna. Sta all'esterno della mia cellula. Il mio fibrille invece sta dentro. Come ci arriva la mia onda elettrica alla mio fibrilla? In modo, tra l'altro, da causare questo rilascio di calcio che fa partire la contrazione. Quindi come accoppiamo questa depolarizzazione della membrana che viaggia e rapidamente attraversa l'intera membrana con una contrazione della parte interna di queste miofibrille, quindi con un rilascio di calcio e la contrazione, lo accoppiamo proprio in modo molto meccanico, in modo molto semplice, attraverso dei tubi. O meglio tubuli, perché siamo dentro una cellula, questi tubuli trasversi, anche detti tubuli T, sono di fatto invaginazioni tubulari della membrana esterna, del sarcoplasma, e vedete un po' come appunto che vedete vanno verso l'interno della cellula e si avvicinano alle fibrille, essenzialmente abbracciano totalmente le miofibrille. Li abbiamo già visti nelle immagini precedenti di microscopia elettronica, adesso ci torniamo e li vediamo meglio. Ma cerchiamo di capire l'organizzazione. Allora, questi tubuli T, abbiamo detto, la depolarizzazione, come immaginatevi un'onda, come avete buttato un sassolino, qui immaginiamo c'era la sinapsi, buttiamo un sassolino, come un'onda tutto parte, ma ovviamente continua tutto dove c'è membrana. Quindi prosegue quest'onda lungo la membrana del tubulo T, si invagina, entra e va vicino alle fibre muscolari.
E come fa a causare il rilascio del calcio, che poi va appunto a stimolare, a scoprire questi siti caldi sulla nostra actina? Beh, lo fa collaborando con il reticolo endoplasmatico. Vabbè, in realtà in parte c'è anche del calcio che entra qua, ma comunque scusate, stop, ricomincio. Lo fa in collaborazione con il reticolo endoplasmatico, perché il reticolo endoplasmatico è una delle riserve di ioni calcio che tutte le cellule hanno al loro interno. Gli ioni calcio non devono andarsene in giro da soli per la cellula, va bene? Vietato, come i bambini piccoli. Appena ne viene avvistato uno, questo viene risucchiato da delle pompe, che ovviamente non risucchiano, ma sono proteine, che agganciano questi ioni e li trasportano, sono dei trasportatori, ok? Che però appunto chiamiamo pompe, trasportano il mio ione calcio all'interno del reticolo endoplasmatico. Ce ne sono alcune che portano il calcio all'esterno della cellula, altre che invece lo portano all'interno del reticolo endoplasmatico, che ovviamente però qui siamo nel muscolo e lo chiamiamo il reticolo. Provate a indovinare, c'è scritto il reticolo sarcoplasmatico. Però è sempre lui. Sono questi compartimenti delimitati da una membrana plasmatica, da una membrana lipidica, fosfolipidica, doppio strato fosfolipidico classico. Quindi abbiamo questi compartimenti all'interno dei quali abbiamo visto ci succedono varie cose nelle cellule, ma oltre a tutte queste cose che succedono, in quel compartimento abbiamo anche un'elevatissima concentrazione di calcio. E nel caso del muscolo, il reticolo endoplasmatico ha proprio preso una forma che permette il rilascio del calcio intorno alle miofibrille. Quindi si è innanzitutto avvicinato il più possibile a questi tubuli T. Okay? Quindi c'è un strettissimo rapporto, le membrane sono praticamente a contatto, quindi l'onda elettrica che arriva, ok, viaggia parallelamente al nostro reticolo sarcoplasmatico. E qui vediamo semplicemente un altro schema, quindi l'onda elettrica arriva qui e vediamo qui c'è del calcio. Allora c'è un meccanismo che in realtà a noi interessa anche relativamente andare a vedere dal punto di vista molecolare nel dettaglio, comunque che accoppia il passaggio della depolarizzazione nel tubulo T al rilascio di ioni calcio da parte del reticolo sarcoplasmatico. D'accordo? Quindi è questo in tutte queste zone qua. Vedete come proprio abbraccia il reticolo sarcoplasmatico ogni singola fibrilla, miofibrilla, all'interno della cellula muscolare. E qui vediamo semplicemente un altro schema, sempre delle stesse cose, ok? E qui, di nuovo in modo schematico, la storia che vi ho appena raccontato. Quindi, l'onda elettrica si infila nel tubulo, scende giù e, grazie in realtà proprio a delle proteine specializzate, provoca il rilascio del calcio. Il calcio esce, lega la troponina, ma attenzione, su questo reticolo sarcoplasmatico sono attive queste pompe, quindi in realtà il calcio evade dal reticolo sarcoplasmatico, ma la sua fuga è una fuga breve, poca speranza. Queste pompe sono spietate, almeno fin quando l'organismo è vivo. Voilà, d'accordo? E quindi questo essenzialmente, qui di nuovo un altro schema che ci mostra tutto questo. Ah, guarda che bravo, vi avevo anche messo una parte sulla propriocezione che però secondo me potremmo vedere più quando parleremo di... Vabbè, la propriocezione essenzialmente è il senso che ci permette di avere coscienza della contrazione muscolare, del nostro stato di contrazione muscolare, ok? E questo senso si basa su specifici sensori che abbiamo all'interno dei nostri muscoli, che sono appunto questi muscle spindles, fuso neuromuscolare, che adesso in realtà credo che li abbiamo inseriti perché ci devono essere dei preparati anche nell'esercitazione, quindi li potrete vedere.
dal vivo. Ok, e comunque essenzialmente queste sono fibre muscolari modificate, quindi sono fibre in cui in realtà la componente di attina e miosina è minima, ma sono agganciate però a tutte le altre fibre. Quindi quando le fibre si contraggono, quando vengono rilasciate, queste fibre vengono stirate, d'accordo? Sono sempre sincizi multinucleari e si trovano all'interno di capsule piene di liquido di tessuto connettivo. Okay? Quindi esiste c'è una capsula che circonda queste fibre specializzate, che però appunto è una capsula fatta non soltanto di tessuto connettivo, ma è proprio una capsula cellulare, quindi ci sono delle cellule con delle giunzioni occludenti che isolano completamente questo ambiente dall'ambiente esterno, d'accordo? E qui le vediamo. E semplicemente appunto queste fibre muscolari modificate si incontrano ogni tanto nel muscolo, nei preparati che abbiamo visto prima queste cose non c'erano, bisogna andarle a cercare. Comunque, per esempio appunto in questo caso ne vediamo una, quindi vediamo queste fibre modificate all'interno che vengono avvolte da nervi, da appunto fibre nervose. In realtà in questa sezione probabilmente non si vedono, e comunque in un preparato con ematossiline e osina una fibra muscolare che contiene poca, una fibra scusate nervosa che contiene poca poche proteine tutto sommato, e comunque è veramente sottile, è più o meno impossibile da vedere a meno che non la coloriamo con colorazioni specifiche, che però di nuovo non vedremo qui, ma vedremo quando parleremo di tessuto nervoso. Ok, ultimo elemento molto importante da ricordare del muscolo, queste fibre muscolari, appunto, sì, abbiamo detto scheletriche, si sono specializzate nella contrazione rapida, ma non sono comunque tutte uguali, c'è un certo livello di eterogeneità. Un po' l'abbiamo già visto in termini di dimensioni, ce ne sono di più grandi, ce ne sono di più piccoline, ma ce ne sono poi ancora di altri due tipi abbastanza famosi anche diciamo in macelleria, sono le fibre rosse, le fibre bianche e poi delle vie di mezzo, quindi delle fibre cosiddette intermedie. In dei preparati a fresco, quindi appunto in macelleria, però diciamo facendo una sezione veramente sottile, 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 è un carpaccio molto, 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 molto delicato, abbiamo, questa è un'immagine, effettivamente delle fibre che vediamo più rosse e delle fibre che vediamo più bianche. Questa differenza strutturale, di nuovo, ha un suo correlato funzionale nel tipo di contrazione e soprattutto nel metabolismo che sta dietro a questo tipo di contrazione. Ovvero, attenzione, vediamo di ricordarcelo, la qui vi ho semplicemente appunto così usato un sistema mnemonico, almeno quello vi regalo, cioè vi regalo, vi, oh, come si dice? Vi do e vi dico quello che è il sistema mnemonico che utilizzo io per ricordarmi questa cosa. Allora, il muscolo rosso, quindi le fibre rosse caratterizzano per esempio il petto dell'anatra, ma anche appunto le carni rosse, però a me aiuta a ricordarmi il petto dell'anatra, contiene in realtà molto ferro, perché al suo interno è presente una proteina che contiene ferro, che è simile, è una parente della emoglobina, ma di nuovo siamo nel muscolo, è specifica del muscolo, e la chiameremo mioglobina, la troverete scritta anche dopo, e che lega l'ossigeno, perché per arricchire di ossigeno appunto queste fibre muscolari che utilizzano più che altro un meccanismo aerobico, ok? Quindi il ciclo di Krebs, eccetera, eccetera. Allora, appunto utilizzano l'ossigeno per la loro contrazione. Queste sono fibre che si contraggono in qualche modo più lentamente, ma sono in grado di una contrazione più prolungata nel tempo, ok? Quindi utilizzano l'ossigeno che arriva continuamente pompato dai polmoni nel sangue,
grazie al sangue, arriva, abbiamo un continuo apporto di ossigeno e possiamo sfruttarlo per continuare a contrarci a lungo nel tempo, quindi per non stancarsi troppo. Queste sono appunto le fibre del maratoneta. Ok, ci sono però invece altri tipi di fibre più scattanti che invece utilizzano soprattutto hanno meno, appunto, fanno meno affidamento sull'ossigeno, sulla contrazione aerobica, e fanno invece molto più riferimento, più affidamento sulla contrazione, scusate, sulle riserve di glicogeno, quindi glucosio che viene spezzato. Sapete, abbiamo questo metabolismo anaerobico, quella parte anaerobica della glicolisi. E queste sono invece le fibre muscolari tipiche degli scattisti, quindi quelli che hanno una riserva di energia subito lì pronta, pronta all'uso, che viene può essere liberata rapidamente. Il glicogeno, ricordatevi, è fatto da molte molecole di glucosio. Questo glucosio viene spezzato e viene tolto, appunto, viene separato dalla catena, spezzato in due, prendiamo rapidamente dell'ATP. Questa ATP è subito disponibile per la contrazione muscolare, e quindi abbiamo però appunto una riserva, facciamo affidamento su una riserva che è limitata, quindi una volta che l'abbiamo finita dobbiamo rifarcela. Queste sono le fibre dei centrometristi, degli scattisti, quindi volendo rimanere sul sul petto di un animale, il petto del pollo. Il pollo non fa certo migrazioni di migliaia di chilometri, al limite sbatte le ali un pochettino e poi si ferma subito. Oppure, non so, il coniglio è un altro che fa il suo scatto e poi si ferma. Voilà! Allora, questa differenza appunto metabolica ha un correlato ultrastrutturale, e vediamo se me lo indovinate. Ta-da-da-dam, ta-da-da-dam. Metti in pausa e attiviamo il sondaggio. Qual è la fibra bianca? Qual è la fibra rossa? Cosa ci aspettiamo? Ok? Cosa notiamo di differenza? Questa fibra che cosa ha? Un sacco di mitocondri, gocce lipidiche. Di che cosa sono caratteristiche queste strutture? Di un metabolismo aerobico o anaerobico? Ta-da-da-da. Questa bianca o rossa? Beh, questo forse potete arrivarci più facilmente. Questa è bianca. In una, quella prima non ve lo dico, dovete indovinarlo da soli. E questa qua invece probabilmente è bianca. Vedete tutti questi granuli di glicogeno che circondano le fibre. Voilà. Qui finisce la presentazione. Volevo ancora farvi vedere i tubuli T in qualche immagine di microscopia elettronica, se la troviamo. Datemi un attimo, dove sono le nostre immagini di microscopia elettronica? Eccola qua. Mi pareva che si vedessero. Boh. Così così. No, non sono per niente soddisfatto. Neanche qui, queste sono le triadi. No, allora no. Ok, qui comunque un pochino si vede, ok? Abbiamo il tubulo T e queste invece sono le cisterne del reticolo sarcoplasmatico. Scusate, qui non le sto trovando come mi piacciono. Ok, il concetto però, per riconoscere in microscopia, adesso vi aggiungerò un'immagine, promesso. Il concetto per riconoscere il tubulo T, niente da fare. Il tubulo T dalla sarcoplasmatico, appunto, è che questo dà origine a delle vere e proprie cisterne, vengono chiamate così perché sono più ampie, sono più larghe e devono contenere il calcio, mentre quest'altro, questo tubino, è molto sottile, molto piccolino, perché semplicemente fa passare questa onda elettrica. Ok, con questo è tutto da Radio Istologica. Un saluto e arrivederci a presto.